Auto ed equitazione nei servizi di Enrico Doringer e Pasquale Piscitelli. Rivive in Costiera Amalfitana come rievocazione storica il mito della Amalfia Gerola, la classica cronoscalata automobilistica che per oltre 25 anni, dal 1961 al 90, ha affascinato con la Coppa Primavera i migliori piloti della specialità e che continua ad appassionare gli amanti delle quattro ruote, che in tanti sono intervenuti a questa festa dell'automobilismo organizzata dalla rinata Scuderia Vesuvio e il Classic Car Club di Napoli. Abbiamo partecipato a questa bella competizione e abbiamo rincuorato un po' a tutti i napoletani che all'epoca partecipavano e abbiamo fatto veramente una cosa gradita, perché sono arrivate più di 100 vetture, dalle Gran Turismo alle 500, macchine che veramente hanno fatto la storia della Amalfia Gerola. Un evento celebrativo della storica corsa in salita di 8 km e 700 metri sui tornanti più belli della Divina Costiera, da Conca dei Marini ad Gerola, passando per Furore, come viatico al ritorno della gara competitiva, che vide protagonisti Turizio Scola e il siciliano Benny Rosolia, detentore del record cronometrico del percorso. Il nostro sogno è sempre quello là di rivedere un'altra volta su questi tornanti, su queste fantastiche zone, le auto da competizione. Speriamo molto presto di poter rivedere sui tornanti più belli del mondo, quelli della Divina Costiera, una vera gara di auto storiche, almeno che possa far rivivere appunto i fasti di quell'epoca d'oro dell'automobilismo.